Gli diamo il benvenuto ai microfoni di Novara Channel per la prima volta da giocatore del Novara al termine di una prova più che incoraggiante da parte sua. No, grazie del benvenuto. Sono contento del risultato e comunque della prestazione della squadra. C'è ancora tanto da lavorare, però se affrontiamo le partite con questo approccio, con questa cattiveria, possiamo fare bene. Tu hai vissuto quella che è stata la prima settimana nevralgica al termine della prima di campionato. Il Novara era chiamato a dare una risposta, a dare un segno dopo la sconfitta nettamente immeritata di Monza e la risposta è arrivata puntuale. Sì, adesso non bisogna fermarsi qua, bisogna guardare di giorno in giorno, di partita in partita. Sarà un cammino lungo. Abbiamo visto anche la partita di oggi, è stata dura, incerta fino all'ultimo. Dobbiamo migliorare nel gestire le partite, però penso che l'approccio e la cattiveria con cui abbiamo giocato è sicuramente incoraggiante. Sei arrivato all'inizio di questa settimana, ma hai dato fin da subito l'impressione di conoscere a memoria i meccanismi della difesa, ti sei integrato in maniera rapidissima. Sì, ho già giocato in passato con la difesa 3, per cui in questi giorni, in questa settimana, da quando sono arrivato, ho cercato di mettermi subito a disposizione del mister e cercare di capire subito, il prima possibile, quello che mi chiede e come interpreta lui la fase difensiva. Poi starà a lui, in senso, giudicare il mio operato, insomma. Ecco Luca, hai subito ben impressionato per la condizione, sei arrivato che sei in perfette condizioni. Sì, oddio, più o meno. No, primo tempo stavo molto bene, poi secondo tempo mi sono dovuto un po', tra virgolette, gestire perché comunque erano tanti mesi che non giocavo, però dai, adesso bisogna curare al meglio i minimi dettagli perché ci sono partite ravvicinate e quindi bisogna guardare tutto quanto. Senti, il tuo impatto al Silvio Piola com'è andato? No, bene, mi è piaciuto molto comunque. Lo stadio già lo conoscevo perché già ci avevo giocato in passato. Fa piacere comunque vedere questa cornice di pubblico. Si spera ovviamente di incrementare un po' il pubblico grazie ai nostri risultati. Grazie, grazie.